дома, дома. А сколько стоит удобнее? О, мой мир, гляди, какой мир, ставим шкулю на фильм. Огрести нека ме пошалје. Ле, ја сам ти опасна тако и мушка е смештан. Како се пи? Нека пи око во Италија. А не ме брига, нека мисли. Имате ја чечерека, имате ја чечерека. Како име ќе ви радите? Чечети. Или цукеранчич или... Да, од круха. Цукеранчич ја ти ја. Браво мој. Цукеранчич е. Од круха. Ал не они сладки, тоа е од круха. Сад ќе донесе, ве ќе дојдам. Ве тоа ќе мора да се чекаме. Чеш мора да ми ништо ме дојдам. Он ми превише уреда, сва зајно на своја тија. Ne prave nećemo. Da, će biti doma, mi nećemo. Ma mi nećemo biti. Živimo ti jedan čao kao. Turističke zajednice općine Bale, ako mogu zamoliti. Sandro, Sandro, ekolo. Predstavnika općine Bale, ako je naš gradonačelnik prisutan, bilo bi lijepo. Stanno sono nasciti là. Signor Edi Pastrovicchio, la preghiamo di venire sul palco se possibile. C'è? Non c'è? Andiamo avanti. Sandro, ecco, Sandro prenderà. Qual scritto sul ringraziamento? Spero ti piacerà, da parte di tutte noi dell'Extreme, delle Shout Sisters, di tutta la CD Valle. Allora, un amico non si sceglie, si ha la fortuna di incontrarlo. E per fortuna ci sei capitato tu, grazie. Koji se večeras bili prisutni. A skoza, razi! Daj, vjeni su, daj. Ti se abituata, daj, su. Jedan veliki aplauz za našu predsjednicu talijanske zajednice, Rosanu Bernet. Ona nam je omogućila sve što smo do sada postigli. Hvala, Rosi. Un grande saluto, un grande grazie alla nostra presidente della CI di Valle, Rosanna Bernet.
Hai anche l'accompagnatore, brava, brava. Sì, ma ora dobbiamo dare una cosa. Il nostro ballerino e conduttore collega te le regalerà. Grazie Rosy. Zahvaljujemo vam još jednom što ste večeras bili prisutni i pozivam vas da se zadržite s nama, da se zabavljate uz ples, uz glazbu, uz pjevanje cijelu noć. Vi ringrazio tutti di essere stati qui con noi stasera e vi invito a restare con noi per ballare, per cantare, per fare di tutto e di più, dai, grazie. Thank you.
Mi tiro sopra quel di Calegheria e il anche lui c'era l'altro, eh? Un musicista, se non lavora nella musicale, nella c'è Leon Clemens, ma c'è la prima Alessia, no, solo da vedere. E lui va la festa si sente, e lui sono tutto questo cosa, e non c'è altro. Cosa riposate? La nazionalità. Ho mangiato, sì, no, ma devo andare anche a Toronto, con altri cugini. La Yaga da Foro. Una mura grande, come vai, hai detto? Figlia, con i suoi figli. Occhio che finita in arrivare che mangi un bel appos è la tua? Quasi tutti sì. Sì. Tutti questo guarda qua questi angelini, se questo ma è eccezionale veramente, no, solo vigno è unico, ma è stupendo. Ma quando poi mi ha fatto le interviste, chi è che c'ha le riprese? Ah, ce l'ho io con le riprese, ecco. Ma è stupendo perché la signora che stava, come si chiama, Marilu Botterio, faceva, allora adesso ognuno dice da dove è nato, allora, ah, sì. Gian Claudio di Roma, no? Mi sono di Rovigno, ma era, ti ricordi, è scattato in piedi e ha cominciato a parlare. Ma lui è stupido, guarda, io l'adoro Gian Claudio, è troppo, come si può dire, lui proprio c'ha quest'amore per Rovigno e lo mette sempre su Facebook, per cui io so l'80% delle cose di Rovigno perché lui la mette. Ma perché io vivo a Buie, per esempio, non è che mi ricordi, a parte che io, ok, non sono bugliese, però non è che mi ricordi dove vivevano le persone. Sa tutto. Poi ti raccontava degli angelini, che il nonno ha delipidato tutto. Aveva la pasticceria in riva, dopo la Vecciabatara, e lui, morta la nonna, ha fatto la bella vita e quindi ha lasciato tutti a terra, ha impegnato anche la pasticceria, adesso dove sarà lì? Non sarà lì, no? No, non c'è, era settembre, ci voglio dire se è cresciuto, no? No, so, Roma. Ci voglio dire, lui dà questi ricordi del fatto che qualche lunghe li raccontava, ma lui ha vissuto nel villaggio.
Infatti, il giorno d'alba, dove andate voi, no? Voi andate lì a ottobre? Sì, dormiamo, sì, a San Marco, sì. 14 e 15? Vediamo che sono a Roma, così vengo a vedere lo spettacolo. Tu sei stato già al villaggio? Il villaggio è quello che si vede, quando si vede dentro, sì, si vede che è là. No, la piazza Fiume è bello, sì. La piazza Fiume, scendi, c'è lì, no? Ma noi andiamo in giro fino a dove? Io vivevo sulla Salaria e facevo sempre, cioè passavo. La piazza Fiume sta a Lem, il villaggio. Sì. Dove c'è la cecchignola per gli italiani, per i militari, la cecchignola è trasmissione, tutti da qualsiasi caserma d'Italia della cecchignola.